Ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video che è il proseguo del primo episodio, cose che ricomprerei fino alla morte, finché morte non ci separi. Se vi siete persi il video ve lo linko da qualche parte. Comunque anche oggi parliamo di cosa ricompro e ricompro all'infinito, però per la sezione baby, quindi le cose che compro per Daphne o comunque quelle cose di cui non posso fare a meno e che quindi ricomprerei ad occhi chiusi. Ecco, ovviamente vi parlo del primo anno e mezzo di vita di Daphne, ma sono cose che effettivamente compro e ricompro, e come nell'altro video ve le dividerò in sezioni, quindi ci sarà la sezione pulizia, skin care, body care, chiamatela come volete, sezione vestiti, cose utili per la casa, cose indispensabili quando si sta fuori e così via. E partirei proprio dalla sezione igiene. Allora, da questo punto di vista io ho un percorso un po' particolare, perché Daphne da quando è nata ha una pelle a tendenza atopica. Oltre ad averla super delicata, molto molto chiara, ha anche questa dermatite che ogni tanto si ripresenta e non è per niente carino. Ecco, soprattutto quando era piccolina ci sono stati dei casi in cui questa dermatite è sfociata veramente in piaghe molto dolorose, nonostante i vari prodotti che applicavamo. Per questo vi dico, ne ho provati tantissimi di prodotti e ogni tanto ricapita ancora. Non abbiamo capito bene a che cosa è dovuto, abbiamo comunque imparato a gestirla benissimo, perché ora non si ripresenta in quel modo da diverso tempo. Non si capisce, ogni tanto ha questa eruzione, e quindi se continuo a ricomprare questi prodotti significa che veramente mi ci sono trovata benissimo. E partirei proprio dal detergente per fare il bagnetto. Questo qui è l'olio lavante della Roche-Posay e, a differenza dei classici detergenti schiumogeni, è molto molto delicato, non fa tanta schiuma, quasi zero, e essendo proprio un olio va a nutrire la pelle senza essere troppo aggressivo, ed è già il secondo che compro. Comunque ne basta pochissimo, come vedete è anche questo a metà. E sempre per la sezione bagnetto parliamo di questo shampoo. Allora, questo credo che sia il terzo, il quarto che ricompro, e tra l'altro sta per finire e lo ricomprerò, cioè nel senso, assolutamente. Ne ho provati altri due, uno era di fiocchi di riso e l'altro invece di amido mio, Eofidra se non sbaglio. E come lascia i capelli questo? Il profumo che lascia non ha paragoni, oltre al fatto che se va negli occhi non brucia, non dà fastidio. Mi piace tantissimo la profumazione, che sa di camomilla, sa proprio di bimbo. Quindi se non l'avete mai provato vi consiglio di dargli una chance, perché non ve ne pentirete. Poi passiamo alla pasta cambio. Allora, per noi la pasta cambio è fondamentale, perché la nostra pediatra da quando è piccolina ci ha sempre consigliato di fare una bella incremata prima di mettere il pannolino, quindi ad ogni cambio pannolino mettere questa crema come protezione per la dermatite. E quindi ne ho testate veramente tantissime. Una delle prime è stata questa qui, che è la crema della Mustela, che mi è stata regalata all'interno di un pacchetto, avete presente tipo quei pacchetti nascita? E da allora ovviamente ho provato non lo so quanti brand, e alcuni li ho ancora mezzi aperti, però poi mi rendo conto che compro e ricompro questa, cioè io credo che questa l'avrò comprata almeno 6-7 volte. E vi faccio anche vedere, perché io fin quando non la finisco proprio al 100%, questa qua l'ho tagliata stamattina che era finita, però vedete, c'è sempre all'interno, cioè ce n'è un casino all'interno, quindi consiglio, non buttate le creme, tagliatele sempre prima, fondamentale. E già ho comprato la scorta, perché mai senza, tra l'altro ho dato tutto il kit anche all'asilo, perché soffrendo di questa dermatite ho sempre l'ansia, quindi ho ricomprato anche questa qua. C'ho anche la mini size all'interno della borsa cambio per uscire. Per me è veramente fantastica, uno perché è bella densa però si stende con estrema facilità, due si assorbe molto in fretta, e una volta che poi andate a lavare la bambina, quindi da un cambio pannolino all'altro, non vi lascia quella patina bianca che è difficile anche da togliere con l'acqua
o anche con il detergente. Ecco, un'altra cosa che noi facciamo, la laviamo sempre Daphne ogni cambio pannolino, però soltanto con l'acqua, soltanto quando fa la cacca, la laviamo con il detergente specifico. E questa qui la ricomprerò fino a che non si toglierà il pannolino. Ovviamente poi quando ha la dermatite utilizziamo una tipologia di crema con all'interno un po' di cortisone che ci ha consigliato la pediatra, quindi vi parlo di classica pasta cambio. E come ultima cosa della sezione igiene, una cosa che ricomprerei ad occhi chiusi è la vaschetta. La vaschetta Opla di Ok Baby. Io vi lascio una foto qui perché è un po' ingombrante da farvi vedere. Noi ce l'abbiamo bianca ed è veramente comodissima, uno perché ha la seduta e lei riesce lì a sedersi, giocare, e due perché la riuscite a mettere ovunque, anche in doccia, perché sotto ai piedini antiscivolo. Noi personalmente la mettiamo in doccia e spesso magari io mi faccio la doccia e la metto, noi abbiamo la doccia abbastanza spaziosa, quindi la metto un po' più avanti, io nel frattempo faccio la doccia, lei gioca davanti a me e quindi diciamo che è un ottimo acquisto. E io l'ho iniziata a utilizzare quando lei stava ben seduta, che era intorno ai 8-9 mesi, cioè stava seduta prima, soltanto che l'ho vista pronta verso quei mesi. Ovviamente all'inizio mettevo poca acqua, poi man mano che è cresciuta ho iniziato ad aumentare l'acqua, anche perché lei è diventata più alta e è fantastica. Io la straconsiglio anche perché può essere utilizzata fino a 4 anni, poi dipende anche molto dai chili del bimbo. Però un'ottima alternativa. Tra l'altro ho visto tantissime mamme che la utilizzano anche in giardino in estate. Nel nostro caso non abbiamo il giardino, però può essere sicuramente una soluzione da sfruttare in più momenti e una soluzione a lungo termine, quindi vi dura veramente tanto. Per la sezione nanna sinceramente ci ho pensato un po' perché non sapevo se inserirvi o meno anche la culla o il lettino. Poi ho detto, effettivamente tu che cosa ricompri e ricompri? Il sacco Nanna. E vi parlo del sacco Nanna. Allora, per noi è stato fondamentale da quando è nata, perché io avevo comprato lo Swaddle, tra l'altro lo Swaddle, quello lì con gli strappi, quindi molto molto semplice, era un sacco Nanna che poi aveva le ali per tenerla bella calda e stretta, come se fosse ancora nel grembo della mamma, cioè mio. E per me è stato fondamentale. Lei così faceva i sonnellini, faceva la nanna la sera, certo, sempre con mille risvegli, però ha dormito così sin da subito e si è abituata al sacco nanna. Tra l'altro è una bimba che si muove molto nel sonno, quindi non riesce a tenere la coperta, si scopre sempre e poi si sveglia perché ha freddo. Ovviamente dipende dalla temperatura. Vi ricordo sempre che il sacco nanna ha il TOG, che è praticamente la pesantezza del sacco, che varia in base alla temperatura di casa. Vi lascio magari una tabella, ma credo che ve l'avrò lasciata non so quante mille volte tra video YouTube, TikTok e Instagram, però da quando è nata io faccio sempre riferimento a questa tabella e mi ci sono sempre trovata bene. Nel nostro caso ora abbiamo quello di Bamboom con le maniche, che sono un pochino più leggere rispetto poi al piumoncino di cui è fatto tutto il sacco, e sotto abbiamo anche i piedini. Questo permette a Daphne di essere molto più autonoma, di alzarsi, di spostarsi, e lo stiamo amando, cioè io sto amando questo sacco. Vedo proprio che lei ha piacere nel metterlo, e quando va sul letto mette prima il sacco e poi vuole leggere la favola della buonanotte o comunque il suo libro. Diciamo che a volte non è mai una favola, sono almeno 3 o 4. Però si mette lì, si rilassa, si tocca i capelli. Altra cosa che ha smesso di fare è tirare i capelli agli altri, grazie alla bambola e alla costanza. Ho iniziato questo percorso penso da aprile, e a settembre abbiamo finito, ecco, questo percorso. Ho iniziato a settembre a smettere di tirare i capelli. Sono veramente contenta, anche se è stato un duro e lungo percorso. E niente, quindi il sacco Nanna lo consiglio a tutti, cioè ne compriamo sempre quello invernale, quello primaverile. Vabbè, in estate non serve, poi dipende molto dalla temperatura, come vi dicevo. Passiamo ora alla sezione intimo e accessori. Per quanto riguarda i vestiti, compro un po' ovunque. Beh, se mi seguite sapete perché faccio tantissimi unboxing, però mi rendo conto che una cosa che compro, ricompro, ricompro, ricompro sono i body di H&M. Quindi questi qui li comprerò fino a che non li toglieremo del tutto. Anzi, sono curiosa di sapere quando si toglieranno. Se avete bimbi, scrivetemelo sotto nei commenti perché io li ricomprerei sempre.
sono comodissimi per me perché vanno proprio bene a tenere la schiena calda. La canottiera comunque si potrebbe tranquillamente alzare. E quindi, boh, non so fino a quando si possono mettere i body. Io li compro sia a mezza manica che a manica lunga, appunto da H&M. E per me il cotone di H&M con 1500 lavaggi non si batte. Poi prediligo questi qui bianchi perché sono molto più semplici da smacchiare. E poi anche il tessuto è un pochino più delicato rispetto a uno in cotone colorato, che potrebbe contenere delle fibre che potrebbero andare a irritare la pelle di Daphne, sempre per la stessa questione di dermatite. Poi compro e ricompro i calzini antiscivolo, ma questa tipologia nello specifico vi faccio vedere. Allora, questi qui che sono distrutti, hanno il doppio elastico, non so se rende in camera, abbiamo qui il primo elastico e qui il secondo elastico. Questi per me sono stati fondamentali quando era un pochino più piccolina, perché si toglieva tutte le tipologie di calzini. Queste invece, avendo il doppio elastico, dopo che tirava la prima volta si scocciava e non tirava più, e questi praticamente erano gli unici che le rimanevano ai piedi, e per questa questione continuavo a ricomprarli. E poi ho sbloccato anche questi. Questi qua li ho comprati su Shein. Allora, hanno la parte superiore abbastanza alta, ma una cosa che mi piace è il fatto che abbiano tutti questi gommini, che poi in realtà sono identici a questi altri. E non è facile trovare in giro questi calzini, perché tipo H&M o Pepco, anche Chiabi, ha quei calzini con quei pallini. Magari vi lascio una foto di reference, che in realtà che cosa possono fare? Cioè, che antiscivolo hanno? Secondo me scivolano lo stesso. Questi qua invece fanno proprio aderenza, cioè hanno proprio tutto il piede, la pianta del piede, con i gommini. E Daphne, vi assicuro, con i calzini antiscivolo, con questi calzini antiscivolo, non è mai caduta. E cioè, scivolata, non caduta, perché a cadere cade sempre. E ovviamente di entrambi i modelli ci sono tutte le taglie, cioè tipo anche fino a 4-5 anni, quindi straconsigliati. Tra l'altro ho fatto un altro ordine di questi qua nude, che sto utilizzando tantissimo per andare all'asilo. Passiamo ora agli accessori. Allora, da dove parto? Tutti gli accessori li compro su Shein, trovo qualcosina anche su Temu e qualcosa anche da Primark. Per il resto in giro io non riesco a trovare granché. Tutto quello che vedete, che sono sia fiocchetti, sia elastici colorati che utilizzo per andare all'asilo, semplici che sono molto morbidi e non tirano i capelli, oppure tutte le mollettine, i fiocchettini di tutti i colori possibili e immaginabili, io penso che li comprerò fino a quando Daphne non metterà più i fiocchi in questi negozi. Anche perché io cerco, credetemi, ogni volta che vado all'interno di un negozio qualcosa di carino, ma è veramente difficile da trovare. Poi sono anche una tipa che mi piace il fiocchetto semplice, cioè non mi piace il fiocchetto con una fantasia, perché preferisco colori tenui, semplici, senza fantasie, proprio per poterlo sfruttare al 100% su tutti i look. Poi vabbè, io ho una malattia con i colori, perché mi piace che Daphne sia sempre abbinata, quello è un altro discorso. Poi vabbè, faccio un breve cameo alla spazzola di cui già vi ho parlato nel primo video, che ho comprato appositamente per Daphne, che utilizzo tantissimo per fare tutte le varie sezioni e tirare perfettamente i capelli. E rimanendo sempre in tema capelli, mio must have che continuerò a ricomprare è questo prodotto qui. Allora, io ho Daphne che ha un capello indisciplinato, non si capisce se è liscia o riccia. Alcuni giorni ha capelli riccissimi, altri mossi che non si capisce. L'unica cosa che so per certo è che sono veramente ingestibili se non utilizzo dell'acqua o comunque un prodotto per modellarli. Allora, in estate utilizzavo tantissimo l'acqua, però faceva caldo ed era diverso. Ora che ha iniziato a fare più freddo, ho cercato un po' online e trovare dei prodotti specifici per bambini non è semplice per i capelli. Infatti io non so se dovesse veramente essere riccia che prodotti utilizzare, ma questo lo vedremo poi dopo il primo taglio di capelli, perché mi dicono che dopo il primo taglio di capelli si capisce effettivamente che capelli abbia. Comunque, a parte questo, ho trovato questo prodottino di cui vi ho parlato su Instagram e sto amando alla follia. Praticamente è sempre
della Mostela. No, ci tengo a dire che non è uno sponsor per Mostela, nessuno mi paga, semplicemente compro i prodotti e li ritengo validi. Allora, questo qui è un 2-in-1, praticamente è un'acqua rinfrescante che può essere utilizzata anche sul corpo in estate e poi può essere utilizzata come hair styler. Qua c'è scritto ideale per profumare, rinfrescare e pettinare i capelli del bimbo. Illumina e districa i capelli, lascia la pelle morbida, vaporizzare quotidianamente sul corpo, sul collo e sui capelli. E poi specifica elevata tollerabilità fin dalla nascita. Ecco, questa cosa non è facile da trovare sui prodotti per capelli e quindi questo mi ha convinto a comprarla. E effettivamente la ricomprerò, cioè, assolutamente, basta soltanto uno spruzzo e poi me la vado a uniformare, a districare con questa spazzola, mi faccio le mie sezioni e rimangono perfettamente i capelli. Passiamo ora alla sezione fuori casa. Allora, io partirei proprio da lei, vi farò un video specifico sulle borse da passeggino perché ne ho cambiate un po' e per me questa rimane la migliore, cioè probabilmente, anzi sicuramente, se tornassi indietro forse prenderei soltanto lei o comunque quella classica che danno in dotazione e poi lei, perché lei è un investimento veramente veramente valido. Allora, è del brand Tre Sprouts, non so se si pronuncia così, vi lascerò sotto il link e la trovate in diverse colorazioni. È compatta, piccolina, perfetta da mettere sia attaccata al passeggino ma ha anche i ganci da poter mettere a spalla, diventa una vera e propria borsa. Ci entra veramente tante cose, vi faccio vedere un po' com'è divisa. Vabbè, a me c'è il caos che regna all'interno, ci entra perfettamente un cambio, ci entra il bavaglino, l'acqua, snack vari, giochi, vabbè, io c'ho il coso delle zanzare, questo qui per quando fa freddo, cioè qua abbiamo un mix perché un giorno fa freddo, l'altro giorno ci sono le zanzare e l'acqua e varie cose, ecco. Veramente molto capiente nonostante piccolina e vi posso assicurare che poi le cose ingombranti vicino al passeggino iniziano a dare fastidio, perché ero quella che aveva anche lo zaino, che per me è stato comodo per un periodo, poi è iniziato veramente a essere molto ingombrante. Questa non la vedete, non la sentite, quindi assolutamente la ricomprerei ad occhi chiusi. E rimanendo in sezione fuori casa, compro e ricompro le borracce. Una l'ho lasciata a scuola, che è quella con l'unicorno, che se mi seguite su Instagram avete visto, e ora le ho comprato questa qui con tutte le principesse per uscire. Ve la faccio vedere nel dettaglio. Allora, sul retro ha il gancio che in realtà può essere anche attaccata al passeggino, e sul davanti abbiamo la chiusura bloccata con questo, vabbè, ho cliccato, volevo dire con questo meccanismo qui. Poi una volta che si mette qui salta il tappo e poi abbiamo la classica cannuccia senza nessuna valvola che trattiene l'acqua, quindi io se dovessi girare la borraccia scende l'acqua dalla cannuccia, non lo faccio perché è piena. Comunque veramente molto valida se i vostri bimbi amano bere dalla cannuccia, e tra l'altro è anche termica. E se nella sezione nanna non mi sono sentita di parlarvi di lettino o di culle, qui nella sezione fuori a passeggio mi sento di parlarvi di passeggino e di darvi la mia opinione, ovviamente la mia esperienza riguardo il passeggino in generale, ecco, non nello specifico il mio modello, poi vi dirò anche il mio modello, però voglio essere più ampia. Allora, c'è sempre questo dibattito tra devi assolutamente comprare il trio, non comprare il trio non ti serve a nulla, compra un passeggino, zero più. Io personalmente la navicella l'ho utilizzata tantissimo, forse perché sono uscita da subito, dalla seconda settimana praticamente eravamo ogni giorno fuori, ma anche perché ogni tanto la utilizzavo a casa, quindi per me veramente la navicella è stata sfruttata poco, ma perché Daphne cresceva abbastanza lunga e quindi di conseguenza dopo i 3 mesi e mezzo l'ho tolta, ma io quei 3 mesi e mezzo l'ho veramente sfruttata ogni giorno. Di conseguenza iniziare con un passeggino zero più, almeno io personalmente, non me la sarei sentita, perché il passeggino è un po' diverso rispetto alla navicella, che è molto più accogliente, ecco. E stesso identico discorso per quanto riguarda il seggiolino. All'interno del trio esce anche l'ovetto, che però può essere staccato e messo sul telaio del passeggino, quindi diventa un trasporto. Ovviamente ci tengo a sottolineare che sconsigliato per la schiena del bambino, deve essere utilizzato soltanto in macchina, solo che io magari devo fare una commissione al volo in ospedale perché ho avuto la mastite, bla bla bla, oppure devo andare al volo in farmacia o fare una qualsiasi cosa,
e dovevo stare veramente poco, prendevo l'ovetto dalla macchina e lo spostavo sul carrozzino, facevo la mia cosa, ritornavo in macchina e tornavo a casa. Ovviamente non l'ho mai portato a casa l'ovetto perché rimaneva a casa, però l'ho sfruttato. Ovviamente il seggiolino zero più viene sfruttato molto molto di più rispetto all'ovetto, però se vi dovessi parlare del trio e dirti oddio è inutile, nel mio caso non è stato inutile. Uno, perché viaggiavamo tantissimo, cioè abbiamo sempre viaggiato tantissimo, Daphne a 2 mesi è scesa giù in costiera amalfitana, quindi non proprio dietro l'angolo, e ci spostiamo spesso il weekend, quindi nel mio caso specifico io ho utilizzato navicella, ovetto e passeggino, che io sto continuando a utilizzare. Nonostante il passeggino leggero, per me il passeggino del trio è molto più comodo, cioè il passeggino leggero ha delle ruote completamente differenti rispetto al passeggino classico del trio, almeno vi parlo del mio, che è l'Aptica di Inglesina, e praticamente l'Aptica è famosa per le ruote belle, grosse, ammortizzate, che vanno su tutti i terreni, e io lo amo, cioè io veramente amo tantissimo quella tipologia di passeggino, rispetto invece a quello leggero che ha le ruote molto più piccoline, devi fare un po' più di difficoltà, soprattutto poi man mano che cresce il bambino. Ora Daphne ha 1 anno e mezzo, però già pesa un bel po', e quindi io sento proprio la differenza anche nel portarlo. Ovviamente utilizzo anche il passeggino leggero, ma lo utilizzo soltanto per viaggiare, perché è bello compatto, appunto leggero, diventa un bagaglio a mano, è molto molto piccolo e ci sta, cioè per fare quello ci sta. Ma per tutti i giorni io continuo a utilizzare il passeggino del trio, perché per me è veramente molto comodo ed è valido come passeggino. Quindi alla domanda trio sì o trio no, per me trio sì, proprio perché l'ho utilizzato, però per il mio stile di vita. Dipende sempre molto da voi. E concludiamo così con la sezione gioco, le ultime 3 cose. Allora, 1. Prima cosa, lui. Il tappeto per gattonare. Questo qui che diventa piccolino, ve lo mettete all'interno della confezione e passa la paura. Cioè, veramente di una comodità allucinante, si pulisce in 3 secondi perché basta il Napisan e uno straccetto in microfibra, e veramente vi passa la paura rispetto a tutti gli altri tappeti. Io ho avuto anche il classico tappeto che poi mettevo all'interno del recinto, che ho utilizzato tantissimo. Però questo qui lo sto sfruttando anche ora che è più grande, è sicuramente un investimento a lungo termine, quindi assolutamente da ricomprare. Proseguiamo poi con la libreria. Questa qui l'avrei comprata prima. Esistono sia le librerie Montessori, magari vi lascio qualche foto di reference e qualche link giù nell'info box, tra l'altro vi ricordo che trovate tutti i link giù nell'info box, sia una libreria creata con delle mensole. Io ho preferito prendere queste mensole perché me la gestisco io vicino al muro, tra l'altro le devo ancora montare perché sto aspettando un arco per fare proprio l'angolo libreria, non vedo l'ora di farvelo vedere perché è stupendo. Ovviamente Pinterest è una grandissima fonte di ispirazione, e sono comode entrambi perché sono alla portata del bimbo, ovviamente le mensole le dovete mettere alla portata del bimbo, e lui riesce a essere autonomo. Ecco, i bimbi così piccoli, io lo vedo con Daphne, vogliono essere grandi, adulti, imitano tutto e vogliono essere autonomi. Ad esempio Daphne, da quando è iniziato l'asilo, non vuole essere neanche più imboccata con la minestrina. Vabbè, Daphne ha fatto l'autosvezzamento, quindi ha sempre mangiato da sola, però con la minestrina faceva più difficoltà, quindi si faceva imboccare, ogni tanto facevamo il gioco del cucchiaino e così via. Ora, da quando è iniziato l'asilo, dice: Bella, non devi mettere le mani sul mio cucchiaino, non devi imboccarmi, non ti devi permettere. Cioè, si mette lì a urlare perché non vuole essere imboccata, deve fare tutto da sola, fa un macello, sì, però piano piano sta migliorando tantissimo. Bisogna avere tanta pazienza, soprattutto nella questione cibo, anche nella questione nanna, ma quello è un altro discorso. Ma vogliono essere autonomi, e questo, la libreria, è secondo me uno step molto importante per loro. Ovviamente se i bimbi amano leggere, nel mio caso Daphne ha sempre amato i libri, ci ha sempre passato diverso tempo, e quindi l'angolo libreria è una cosa che rifarei, ma anche prima di adesso. E l'ultimo gioco di cui vi parlo è la cucina. Bimbe o bimbi, non fa differenza, la cucina è il gioco per eccellenza di imitazione. Veramente Daphne ama stare lì a giocare con qualsiasi cosa ci mette all'interno. L'altro giorno abbiamo preso le castagne qui al parco, ovviamente
che non si possono mangiare, però si mette lì, fa finta di cucinare queste castagne, le piace proprio, ha imparato a mettere il sale, assaggia i piatti, fa esattamente quello che faccio io in cucina, ricreandolo nel suo piccolo spazio. È un gioco che, se si dovesse rompere questa cucina, ricomprerei ad occhi chiusi, e quindi lo consiglio sempre a tutti. Tra l'altro, una cosa che ho sempre visto anche con i nipoti di Manel, che hanno 5 e quasi 7 anni, ed è stato sempre un gioco che li ha distratti, li ha stimolati parecchio. E questa era la mia lista delle 15 cose che ricomprerei ad occhi chiusi. Io sono curiosa di sapere le vostre, se avete qualche chicca e volete svelarcela sotto nei commenti, vi aspetto. Se non siete iscritti, recuperate, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Vi mando un forte bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!